Dottor Miserocchi, siete un istituto oncologico, quindi sicuramente sono state settimane ancora più difficili queste segnate dall'epidemia da coronavirus. Come le state affrontando, come le avete affrontate finora? Sì, è stato un momento estremamente difficile come per tutti, ma per noi che svolgiamo un'attività dinamica con persone tra l'altro anche fortemente a rischio, quindi quello che i pazienti oncologici, è stato veramente difficile. Tant'è che purtroppo abbiamo dovuto interrompere alcune nostre attività, soprattutto di servizio, come possono essere il trasporto gratuito, la parrucca gratuita alle donne in chemioterapia, in cui erano implicati volontari e pazienti e che quindi per mettere al riparo chiunque dai rischi abbiamo dovuto interrompere. Però non ci siamo persi d'animo, la nostra attività è proseguita come tutte, come tanti, sull'online, quindi siamo riusciti ad attivare una serie di servizi, abbiamo davvero tirato fuori anche capacità che non pensavamo, quindi un dialogo costante, attivo con le famiglie, con i medici, attraverso i live, insomma, è stata un'attività intensa, nonostante appunto questo grande dispiacere della mancanza di contatto fisico che è tipico dell'attività dell'Istituto Oncologico Romagnolo. E quindi ci siamo dovuti reinventare, ma ripeto, andando a scoprire anche risorse nuove e inaspettate. E anche rispetto alla festa della mamma, insomma, che è ormai alle porte, avete necessariamente dovuto pensare a nuove modalità. Ci sarà ancora la possibilità di sostenervi attraverso l'acquisto delle azalee. Certo, anche quindi tutta la nostra attività di raccolta fondi ha inevitabilmente subito una contrazione, però anche qui la creatività, l'ingegno, l'impegno di tutta la struttura e dei nostri volontari che ci sono stati vicino, devo dire, costantemente in questo periodo, ha fatto sì che abbiamo sperimentato e stiamo sperimentando delle soluzioni nuove. Innanzitutto abbiamo dato vita ad un nuovo sito di raccolta fondi che si chiama insiemeachicura.it, che è davvero un contenitore in cui medici, famiglie, persone possono presentare progetti e trovare dei finanziamenti per le situazioni più importanti e di emergenza che ci sono state in questo periodo. E che in questo momento stiamo sfruttando nel mese di maggio, che sta diventando il mese della mamma, il mese della nostra azalea per la ricerca, il luogo decisivo in cui poter fare un acquisto per variare l'azalea al domicilio. Ecco, questa è una novità, noi abbiamo sempre incontrato nelle piazze le persone attraverso i nostri 150 banchetti, i nostri migliaia di volontari, che ripeto ci dispiace un po' non essere in queste piazze quest'anno perché il contatto fisico, visivo, dell'abbraccio, del sorriso era una cosa che ci caratterizzava da quasi 40 anni, credo che siano stati quasi 40 anni ininterrotti della nostra azalea sulle piazze. Però devo dire in queste ore sto osservando una grandissima mobilitazione. Tutte le nostre piazze online, i nostri banchetti virtuali che è possibile attivare appunto sulla nostra piattaforma insiemeachicura.it sono ricchi di iniziative, di persone, di idee e quindi siamo da una parte anche sorpresi di tutta questa attività e ovviamente siamo felici perché ci permettono di non mandare in vacanza la speranza, perché qui è questo il tema, che le nostre iniziative poi producono risorse per la ricerca oncologica e questo non è un problema che si chiuderà con la fine del coronavirus. Grazie.